Buongiorno cari amici dal vostro Mr. Sunny Bass. Oggi voglio parlarvi brevemente della posizione dell'amplificatore quando si suona dal vivo, quando si fanno le gigs. La posizione migliore per la maggior parte delle volte è una posizione alta, a volte anche molto alta. Come vedete in questo caso io ho messo l'amplificatore con in più anche una cassa ad un'altezza estremamente alta, l'ho messa su uno sgabello e come vedete questo altoparlante praticamente arriva all'altezza del mio orecchio. Questa posizione è una posizione molto vantaggiosa per tante ragioni. È una posizione utilizzata da moltissimi musicisti, come vedete anche famosi, che sul palco vogliono l'amplificatore altissimo. Spesso vedete che usano magari delle casse a quattro coni messe letteralmente su un tavolino, proprio molto molto in alto, per avere il suono proprio vicino all'orecchio. Perché se noi alziamo l'amplificatore del basso, come prima cosa riusciamo ad evitare i rimbombi. I rimbombi che sono tutto quel giro di frequenze basse che si crea quando intorno all'amplificatore ci sono delle pareti, come ad esempio il pavimento, delle pareti riflettenti. Il pavimento o anche un muro messo dietro all'amplificatore, ma soprattutto il pavimento. E dovete capire che le frequenze basse vanno in ogni direzione. Quindi se voi tenete l'amplificatore per terra, non farete altro che gonfiare ulteriormente i bassi, creando spesso della confusione. Dico spesso perché a volte è un effetto desiderato quello di gonfiare i bassi, però in generale e in molti casi questi bassi che si gonfiano molto con l'amplificatore a terra creano dei problemi. Prima di tutto rendono il suono poco intelligibile, specialmente per te che stai suonando, che non riesci a capire le note che fai, ma anche gli altri musicisti. Quindi evitare i rimbombi ci permette di avere un suono più chiaro, più intelligibile, più nitido e migliorare ovviamente la tua performance, riuscirai a sentire meglio il suono, l'intonazione delle note e tutto quanto. E quindi la vicinanza dell'amplificatore all'orecchio è un altro grande vantaggio, perché intanto tu puoi regolare il volume del tuo amplificatore in base anche a quello che serve a te. Magari se l'amplificatore è lontano potrebbe essere che tu ti senti poco, allora tendi ad alzare molto volume e magari questo volume è eccessivo, risulta eccessivo per gli altri musicisti, per il palco. Invece se tu ce l'hai vicino al tuo orecchio, lo regoli come vuoi, come ti serve, e la cosa diventa vantaggiosa. Questo specialmente nei casi in cui comunque l'amplificatore è collegato poi a un impianto voci e il suono viene comunque diffuso sul palco, magari tramite anche dei monitor, no? Te comunque avrai il tuo di monitor, che sarà il tuo amplificatore, che terrai vicino al tuo orecchio, quindi questo è un altro grande vantaggio. E un altro vantaggio di alzare l'amplificatore da terra è quello che riuscirete il più delle volte a tenerlo abbastanza distante da altri amplificatori, ad esempio amplificatori di chitarra. È meglio se gli amplificatori sono un po' distanti tra di loro, perché in questo modo i suoni creeranno meno interferenza tra di loro. Quindi abbiamo tutti questi vantaggi: un suono più intelligibile, la vicinanza all'orecchio, evitare i rimbombi e gestire meglio il suono. Tra l'altro anche avrete, diciamo, una manualità migliore dei vostri controlli, perché ce l'avete proprio qua vicino. Questo specialmente nei casi in cui ci sono problemi di rimbombi. Diversamente, se volete tenere l'amplificatore a terra, avrete i bassi molto più gonfi. È una cosa che si può fare, può servire, però bisogna che l'ambiente sia molto asciutto. Ad esempio ci siano delle moquette, ci siano dei tappeti, ci siano delle cose che assorbono il suono, delle tende. Allora in questi casi tenere l'amplificatore a terra può essere utile, perché già l'ambiente è molto asciutto e si può tenere anche l'amplificatore a terra. Però, ripeto, nella maggior parte dei casi l'amplificatore alto è migliore. E dal vostro Mr. Sunny Bass un grazie, alla prossima.